Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, oggi un nuovo video. In questo caso parleremo di blockchain, quelle basate su EOSion, quindi EOS, Proton, Telos e Wax, e ci concentreremo in questo caso su come comprare un account su queste blockchain. Infatti la tecnologia blockchain è certamente una soluzione in tema di sicurezza e robustezza dei dati che, combinata con un asse, la cripto relativa alla blockchain, permette di mantenersi abbastanza sicura nel tempo, quindi quell'informazione che all'interno viene comunque protetta, grazie anche alla teoria dei giochi, in quanto è più remunerativo mantenere la blockchain, quindi la rete, che non distruggerla, perché se io contribuisco a mantenere la rete, quindi come opero come miner, mi vengono corrisposti delle cripto e in quel caso hanno valore. Però se io distruggo la rete, comunque io ho investito a priori, quindi nemmeno mi conviene dal punto di vista economico. Tra l'altro, una delle caratteristiche di queste blockchain è sicuramente il sistema di indirizzi, che permettono di ricevere e di inviare asset da un indirizzo all'altro, come se fossero dei conti correnti bancari, quindi l'indirizzo come se fosse la coordinata bancaria del nostro conto, ma su blockchain. E questo ovviamente funzionano solo all'interno della blockchain relativa, quindi non ci possono essere trasferimenti cross-chain, anche se in quel caso bisogna utilizzare un bridge, un ponte, per fare il trasferimento da una blockchain all'altra, che comunque ci sono. Per esempio tra blockchain ed EOS, tra Bitcoin ed EOS, tra Ethereum ed EOS e così via. Non tutti hanno questo bridge, alcune blockchain più avanzate ce l'hanno, altre no. Ovviamente parte dalla blockchain più potente, quindi in questo caso il bridge viene fatto partendo dalla blockchain di EOS per integrando poi la struttura della blockchain di Bitcoin con un determinato smart contract e così via. Senza entrare troppo nel dettaglio del sistema degli indirizzi delle varie blockchain, è necessario comunque sapere che questi indirizzi sono informazioni matematiche che, se inserite nell'ordine corretto, permettono di sbloccare o accedervi alla blockchain e a quell'indirizzo particolare. E uno dei vantaggi di questi indirizzi è che sono potenzialmente infiniti e non costano nulla, in quanto c'è una formula matematica che genera l'indirizzo pubblico e la chiave privata dello stesso. Quindi noi, sapendo su quale blockchain dobbiamo operare, allora c'è quella formuletta che è stata fatta e quella permette di generare gli indirizzi, quindi indirizzi infiniti, chiave privata associata allo stesso. Quindi noi, anche se mettiamo a caso dei numeri, che comunque questi numeri poi rientrano nella formula della blockchain di quel caso, noi di fatto abbiamo creato un indirizzo, o comunque abbiamo la chiave privata per accedere a quell'indirizzo. E quindi la maggior parte delle blockchain utilizza questo sistema di indirizzo classico, in cui c'è una stringa alfanumerica abbastanza lunga, più o meno sono oltre 40 numeri, è ovviamente quasi impossibile da ricordare a memoria, e che funge da contenitori per i nostri asset. Sistema che è comunque condiviso su parecchie blockchain e tutte quelle che sono derivate dalle relative blockchain tipo Ethereum e EOS, perché se uno fa una blockchain che si basa su già un'altra, quindi per esempio su Ethereum, allora anche Ethereum, scusatemi, anche la blockchain derivata avrà lo stesso sistema di generazione degli account, degli indirizzi, fee e così via. Stessa cosa per EOS: se una blockchain deriva da EOSio, quindi sulla blockchain di EOS, avrà lo stesso sistema di account, di risorse e così via, ovviamente modificate in base alla blockchain di turno.
Ovviamente parliamo di un sistema interessante con la decisione degli indirizzi, ma non proprio efficace, in quanto ovviamente la complessità dell'indirizzo è qualcosa che non è semplice anche da ricordare o comunque da segnare, perché è vero che c'è il copia e incolla, però se non abbiamo la possibilità di fare il copia e incolla, dobbiamo avvalerci di altre cose in più, tipo avere il QR code dall'indirizzo e così via, anche perché vi voglio vedere a scrivere 42 numeri a mano sul terminale o a dettare a un venditore per fare il pagamento di una merce. E quindi questo è, diciamo, il sistema vecchio, secondo me comunque è abbastanza datato come sistema di utilizzare questi indirizzi. Allora, le nuove blockchain, soprattutto le blockchain cosiddette 3.0, hanno introdotto, non tutte, un sistema di account. E questo account non è altro che un account registrato sulla relativa blockchain e che ha un minimo di risorse indispensabili per crearlo. Account che tra l'altro può essere scelto in base alle nostre preferenze. Quindi se noi vogliamo fare l'account Pinco Pallino, allora e se è disponibile lo possiamo scrivere. Oppure se vogliamo fare l'account della nostra azienda, che ne so, azienda scarpe X, lo possiamo fare senza problemi. Quindi comunque sono degli account molto semplici e corti, 12 caratteri alfanumerici massimo, che è facile da ricordarsi, quindi li possiamo personalizzare, modificare, e sono, come detto, facili da ricordare, anche se lo vogliamo trasmettere a qualcun altro per fare pagamento. Diciamo Pinco Pallino, allora scrive Pinco Pallino, che è più facile di 42 cifre degli indirizzi tradizionali. Però ovviamente, considerando che questi tipi di account hanno delle risorse bloccate minime per creare l'account, ovviamente queste risorse hanno un costo, anche se parliamo di costi davvero irrisori. Più o meno il costo si aggira intorno ai 2 euro, quindi non è eccessivo. E tra l'altro permette avere questo tipo di barriera, se vogliamo dire come barriera, di non avere anche un'inflazione dal punto di vista dei bot, perché se uno potrebbe creare, che ne so, 1000 indirizzi diversi, creare il token e inviare questi token a questi 1000 indirizzi, uno potrebbe simulare che la supply del token è abbastanza distribuita. 1000 indirizzi, 10.000 indirizzi, il numero che volete, perché ci sono comunque dei programmini, dei sistemi che permettono di generare con un click 10.000 indirizzi, quindi non ci sono problemi. E in quel caso è difficile poi sapere se effettivamente quei 10.000 indirizzi appartengono a 10.000 persone o appartengono all'unica persona. Mentre di riflesso, in questo tipo di blockchain, soprattutto in quella di EOS, se tu vuoi creare 10.000 indirizzi, devi spendere 20.000 euro per creare 10.000 indirizzi. E quindi già in quel caso, già una barriera ai truffatori o comunque a politiche di spam già viene azzerata. Quindi io, per esempio, faccio ragionamento sempre anche a chi mi chiede la blockchain, cioè tu vuoi creare il token, su che blockchain lo vuoi creare? Perché più è facile creare un token su una blockchain X e meno hai un vantaggio dal punto di vista della produttività, perché se io per creare un token su una blockchain X, per esempio, prendiamo la Binance Smart Chain,
Io per creare un token sto marci, che ne so, ci impiego 10 euro, 20 euro per creare. E poi posso fare tutto questo tipo di trucchi. Allora, a mio avviso, già non è un progetto interessante o comunque di dubbia operatività. Perché già per creare non serve niente. Quindi non hai messo un impegno o comunque non hai un costo eccessivo che possono sostenere solo i team importanti o comunque un team strutturati. Poi non hai questi trucchi, nel senso che se tu vorresti fare una distribuzione a diversi indirizzi, allora in quel caso fai un tipo di airdrop, e comunque fare un airdrop sulla blockchain di EOS comunque ha un costo non indifferente, intorno più o meno intorno a 2000 euro più o meno per fare un airdrop a tutti gli indirizzi sulla blockchain di EOS. Mentre invece, come detto, sulla BSC, con particolare programmini, ti è facile creare infiniti indirizzi, dividere la supply in questi indirizzi, che ne so, mandi 10 token agli indirizzi che vuoi tu, dici come se fosse un airdrop, però effettivamente è solamente fittizio, e dietro c'è solo un'unica persona. Quindi anche in quel caso, a mio avviso, già vedere la blockchain di partenza è già qualcosa in più, perché se voi fate un paragone, la maggior parte dei token inutili o che comunque si palesano come scam vengono fatti sulle blockchain, che è ridicolo creare, quindi con pochi spiccioli ti crei token, cose strane e così via, e allora già è un sinonimo della poca potenza del team che c'è dietro. Sì, ok, domanda: perché l'hai fatta su blockchain di Binance Smart Chain? Costa poco. Ma costa poco, ma se già costa poco significa che tu non hai già capitale da investire. Quindi se tu già di partenza mi dici che l'ho scelta perché costa poco, perché non ho fondi, per quale motivo l'hai fatto? Cioè, perché hai fatto il token? Fai prima tutta la struttura che c'è dietro. Comunque, ritornando a noi, sulla blockchain di EOS e comunque su quelle derivate, comunque l'account bisogna comprarlo, non puoi scappare, a meno che non ci sono delle iniziative o alcune di app che ti forniscono l'account in maniera gratuita, vedi Wombat, oppure c'è un'altra di app che quando ti registri ti regala l'account. Allora in quel caso, ok, sono delle soluzioni alternative e che possono fungere da, invece di comparselo, ok, sfrutto questa possibilità. Però se noi lo volevamo comprare, in questo caso il servizio che andremo a vedere oggi è quello creato dal team di Gremas, che è quello famoso dietro al wallet Anchor, che è molto semplice. E basta seguire i passaggi, si può comprare l'account con una carta di credito e finisce là il tutto. Quindi in questo caso andremo a vedere come comprare un account EOS tramite il servizio di Anchor. Allora, il primo passo da fare è quello di collegarsi al sito create.anchor, scritto anchor.link. Una volta collegati alla pagina, questa è la pagina del link, potete vedere che ci sono le varie blockchain su cui è possibile creare l'account e altre informazioni, come conoscere più informazioni in merito ad Anchor, perché uno potrebbe anche non conoscere questo wallet, e venendo da un mondo tradizionale, dalla blockchain per esempio di Ethereum, potrebbe dire io voglio usare MetaMask. Per il momento sì, ma in questo caso serve per forza il wallet Anchor. Quindi che cosa si fa? Molto semplice, si fa create new account e qua ci porta alla scelta su quale account vogliamo creare, quindi vogliamo comprarci. Allora, in questo caso l'esempio nostro è quello della EOS account. Una volta che clicchiamo EOS Account, ci fa un promemoria che staremo creando un account EOS al prezzo di 1,99 dollari, che più o meno è meno di 2 euro, saranno 1,70 euro, una cosa del genere, comunque molto conveniente.
esempio, giusto per dare un riferimento, la Wombat lo crea con 0,5 EOS, che più o meno al prezzo attuale siamo là, 2 dollari e qualche cosa. Quindi più o meno tanto costa, anche perché le risorse effettivamente quelle sono, dal punto di vista economico, non cambiano. 4 KB. E che è la RAM, quindi se voi fate il calcolo della RAM, del costo della RAM, mettete 4 KB, più o meno vedete che quello è il costo che costa. Quindi procediamo con il pagamento ed ecco qui che avremo la schermata dove dovremo inserire il nostro indirizzo email, il numero della carta, la data di scadenza, il codice di verifica dietro la carta e il titolare della carta stesso. Poi mettiamo il paese e poi facciamo paga. Come vedete, il tutto viene sfruttato tramite la piattaforma Stripe, quindi in questo caso non è qualcosa campato in aria o qualcosa di pericoloso, ma c'è proprio un servizio Stripe che è famosissimo, potentissimo, che si occupa proprio della gestione delle carte di credito. Quindi voi non state dando le informazioni al team di Gremas, ma state dando informazioni a Stripe, quindi Stripe che poi processerà il pagamento e farà il pagamento al team di Gremas. Quindi molto semplice, molto sicuro. Una volta che avremo confermato il pagamento, ci arriverà molto semplicemente un'email con il link da seguire per la creazione dell'account. Quindi una volta che clicchiamo il link si apre il wallet di Anchor in base a dove siamo, se siamo su desktop o se siamo su mobile. Ovviamente dovremo scaricare il wallet Anchor e poi dobbiamo seguire la procedura, che semplicemente è quella di scegliere l'account disponibile tra quelli che ci sono. Quindi, come ho detto, se Pinco Pallino non è disponibile, allora mettete Pinco Pallo Super. Allora, Pinco Pallo Super è disponibile, date la conferma e quindi avrete creato il vostro account in automatico. E quell'account già è operativo, quindi già si collega al vostro wallet Anchor. Poi basta andare nelle impostazioni del wallet, fare l'export della chiave privata e lo potete inserire la chiave privata in tutti gli altri wallet che volete o che volete utilizzare, che ne so, Token Pocket, MetaMask e così via. Quindi comunque non ci sono problemi. E tra l'altro è abbastanza semplice come soluzione, perché tre passaggi sono: scegli la blockchain di riferimento, vedi il costo, perché comunque quello di EOS costa 2 dollari, per esempio quello di Proton costa 1 dollaro, quindi veramente ridicolo come costo. E la procedura ovviamente è sempre identica. Ovviamente vi dovete comprare l'account per ogni blockchain che volete utilizzare, quindi se voi volete utilizzare la blockchain di EOS dovete comprare l'account sulla blockchain di EOS, se voi volete utilizzare la blockchain di Wax, allora in quel caso dovete comprarvi un account su Wax e così via. Quindi, come vedete, il tutto lo possiamo sistemare in questo comodo tool. Ci sono anche altri tool, per esempio c'è anche il Creator Account Generator, però là in quel caso è leggermente più complessa, perché là vi fa anche generare la chiave pubblica, la chiave privata, e che poi lo dovete andare ad inserire sul wallet, perché lui prende le chiavi che avete generato e le associa a quell'account, mentre invece questo sistema ha un sistema interno che genera in maniera casuale chiave privata e chiave pubblica, che poi verranno collegate al vostro account. Quindi voi non lo vedete adesso nella procedura, però lo potete estrarre dal wallet stesso. Quindi quando fate export potete prendere la chiave privata e la chiave pubblica senza problemi. Quindi questo è molto semplice per chi non è alle prime armi e non sa come comprare effettivamente un account EOS, perché se uno vuole operare sulla blockchain di EOS, soprattutto per quanto riguarda il lato degli NFT, uno è un artista, vuole operare sulla blockchain di EOS, però effettivamente come faccio a recuperare l'account EOS?
Questa è la piattaforma che io consiglio perché è la più semplice. Metti la carta di credito, 2 euro sono e finisce là. Ti arriva l'email, spingi il clicca sul link che ti arriva via email, segui le istruzioni, scegli l'account che vuoi, quindi pinco pallino, fai create, genera l'account e tutto a posto, perché la procedura schermata è molto semplice, ci sono già tutti i parametri impostati, bisogna solamente scegliere l'account. Quindi molto semplice e molto veloce. È leggermente un po' più complessa di un account di un indirizzo, generando un indirizzo con MetaMask, però come detto, questa è una blockchain molto avanzata e che ha anche dei parametri più avanzati, quindi già chiusa una blockchain di questo livello, comunque utilizza una blockchain tecnologicamente avanzata e più performante delle altre che ci sono. Comunque, questo è tutto, spero di essere stato molto chi abbastanza chiara. Se ci sono domande, dubbi, perplessità in merito allo stesso o comunque riguardo l'account EOS, lo potete scrivere nei commenti, cercherò se e quando potervi rispondere. Ricordo tra l'altro che per quanto riguarda la blockchain di EOS, io ho fatto il libro Mastering EOS, guida pratica per principianti e non, che spiego anche lì come creare un account EOS. Ricordo tra l'altro che il libro si trova su Amazon, sia in formato cartaceo che digitale, e tra l'altro, se voi avete il Kindle Unlimited di Amazon, lo potete scaricare gratis questo libro. E anche nel caso in cui non avete il Kindle Unlimited, c'è sempre la prova gratuita dei 30 giorni. Quindi voi vi fate la prova gratuita dei 30 giorni del Kindle Unlimited e vi scaricate il libro senza problemi. Tanto comunque non è un libro eccessivamente complesso. Vi potete segnare le cose più importanti come la creazione dell'account o il sistema di funzionamento della blockchain di EOS, e in 30 giorni sarete già padroni della blockchain di EOS, anche perché in una settimana, se vi applicate, tutto diventa più semplice. Quindi questo è tutto, grazie per la visione, anzi, arrivederci e grazie.